circuito in DC, però noi sappiamo, diciamo, che il nostro interesse non è quello di avere un circuito in DC con una transistore, ma quello di realizzare un amplificatore. Allora, consideriamo che cosa accade quando io in ingresso all'amplificatore non metto un segnale fisso, ma quello che viene definito un ampio segnale. Quindi vediamo il funzionamento del transistore bipolare per ampio segnale. Immaginiamo questo discorso che faremo adesso, di avere un circuito di questo tipo. Questo è il collettore, questa è la base, questo è il mittitore, e di applicare un segnale VBE tra base e mittitore e andare a osservare che cosa succede del segnale che io ho tra collettore e emettitore. Quindi io parto da una rete dove ho un transistore bipolare, ho una batteria perché so che io devo fornire energia al sistema se voglio amplificare un segnale, e ho una resistenza che mi consente di avere una VCE variabile. Chiaramente in questo circuito io posso individuare una maglia di ingresso e una maglia di uscita. Di questa maglia di ingresso, la V, diciamo, di ingresso coincide proprio con la VBE. La tensione che io vado a osservare, la tensione di uscita, sarà proprio la tensione VCE. Quindi io sono interessata a determinare il legame che ho tra la VCE e la VBE considerata un ingresso del sistema. Se io applico un segnale, diciamo, tensione qui, che cosa di fatto sto dicendo? Sto dicendo che vado a selezionare una delle possibili caratteristiche dell'uscita del transistore bipolare, no? Quando io disegno le caratteristiche del transistore, noi che cosa abbiamo detto? Noi possiamo ritenere che le caratteristiche del transistore bipolare siano di questo tipo. Io mi sposto, diciamo, in queste caratteristiche al variare la VBE. Quindi se io fisso una VBE al lato dell'ingresso, vuol dire che mi sono andata a fermare su una di queste caratteristiche. Ma una caratteristica, se vogliamo questa, individua un luogo dei punti, ma in quale punto di lavoro io mi vado a fissare? Se io metto un valore di VBE avrò un punto di funzionamento, un valore di IC, un valore di VCE. Chi è che mi determina di tutti questi valori qual è quello dove il transistore effettivamente si mette a lavorare? Me lo determina la rete che sta collegata al transistore, la rete di carico. Cioè, non solo io fisso la VBE, ma in uscita devo anche verificare l'equazione alla maglia dell'uscita. L'equazione alla maglia dell'uscita che cosa mi dice? Che VCC è uguale a RC C più VC. Questa è l'equazione alla maglia. Quindi, fissando la VBE, io mi fisso una di queste caratteristiche, però poi l'effettivo punto di lavoro mi è dato dall'intersezione della caratteristica con il vincolo che mi mette il circuito esterno. Quindi, se io fisso una VBE, supponiamo questa, VBE asterisco, quindi ho fissato il valore dell'ingresso, mi metto a lavorare su questa caratteristica, ma il punto di lavoro viene fuori dall'intersezione della caratteristica con la retta.
la retta di carico io la posso andare a disegnare sul grafico delle caratteristiche di uscita. Come la vado a disegnare? Sempre allo stesso modo, io individuo i punti di intersezione con gli assi e quella è una retta, passa per due punti. Quindi l'intersezione, quando VC è uguale a 0, la O per un valore di corrente pari a VC, C per C, l'altra intersezione la avrò per un valore VC E pari proprio a VCC quando la corrente è 0, se unisco questi due punti, l'intersezione che io ho tra la retta di carico e la caratteristica del transistore mi dice effettivamente io dove vado a lavorare, cioè mi dice qual è l'effettiva VCE ai carichi del transistore e l'effettivo valore di icon C che circola nel transistore. Generalmente la coppia IC-VCE viene denominata punto di lavoro del transistore. Quindi quando uno dice mi determini il punto di lavoro vuol dire che mi devi determinare IC-VCE. Bene, se io faccio variare la tensione VBE all'ingresso, quello che varia, che cos'è? Non certo la retta di carico, perché la retta di carico è fissata dalla batteria e dalla resistenza. Se io faccio variare la VBE, quello che varia è su quale di queste caratteristiche io mi metto a lavorare. Ok? Quindi, se io ho una VBE uguale a 0, la caratteristica del transistore sta qua sotto, la corrente è 0. L'intersezione con la retta di carico ce l'ho qua. Se io faccio aumentare la VBE, il transistore si mette a lavorare sulla caratteristica più alta, l'intersezione ce l'ho qua, e così via. Vedete? Quindi le intersezioni si spostano via via che io faccio variare la VBE. Che vuol dire questo? Che anche in una forma grafica io posso ricavarmi la caratteristica di trasferimento del circuito, cioè la caratteristica che mi lega la tensione di uscita alla tensione di ingresso, dove la tensione di uscita abbiamo detto che per me è la VCE e la tensione di ingresso è la VBE. Ok? Quindi la retta di carico la fissa il circuito esterno. Io con la VBE mi muovo su una di queste curve del transistore e quindi l'intersezione, cioè il punto di lavoro, si sposta. Allora, se io metto in ingresso una VBE 0, la corrente del transistore non ci sta proprio, sto su questa retta qua. L'intersezione io ce l'ho qua, cioè la tensione che io trovo uscita è proprio pari alla tensione di alimentazione. No? Dall'altra parte, se io questo non lo polarizzo, la corrente qua non ce l'ho, se non c'ho corrente, non c'ho caduta, la VCC me la do tutto in uscita, quindi lo posso vedere quello che c'è. Quindi se io ho una tensione VBE, una tensione di ingresso 0, la tensione di uscita mia sta qua, è proprio la VCC. Da questa condizione io non mi muovo mai finché non polarizzo direttamente la giunzione VBE, quindi comincio ad avere corrente. Quindi questa tensione di uscita sarà sempre VCC finché io non supero almeno gli 0,6 volt, cioè accendo la giunzione. Una volta che io ho polarizzato il transistore, adesso se aumento la VBE la corrente comincia ad aumentare. Mi sposto su queste caratteristiche sempre più su. Vedete, l'intersezione a questo punto si comincia a muovere. E che cosa succede? Che questo punto di intersezione presenta una tensione più bassa in uscita e un certo valore della corrente.
questo punto qua, all'aumentare della BBA, presenta una tensione in uscita più bassa. Questo più bassa ancora, questo più bassa ancora. Ok? Quindi la tensione in uscita, via via che aumento la BBA, diminuisce. La diminuzione, si vede anche graficamente, è più contenuta quando io vado a fare delle intersezioni con la regione di saturazione, perché qua le curve si avvicinano. Se io continuassi a disegnare queste curve, vedete che quando sto in questa regione qua, la tensione che io ho è sempre più vicina. Quindi a un certo punto questa tensione di uscita diminuisce fino ad arrivare a un certo valore in corrispondenza della più alta tensione che io posso applicare in ingresso, che è la tensione dell'alimentazione. Tenete presente che questa pendenza qua è una pendenza molto elevata. Perché? Perché questa pendenza qua dipende da che cosa? Dalla corrente che passa qua, no? VCC meno RCC. La corrente che passa è esponenziale nella tensione applicata. Quindi la pendenza di questo tratto qua è una pendenza molto marcata. Che cosa ci dice a noi la caratteristica di trasferimento? Voi vi ricordate, io per fare un amplificatore lineare devo lavorare con un circuito che presenta una relazione lineare tra l'uscita e l'ingresso. Ora, se io osservo questa caratteristica, vedo che questa relazione lineare ce l'ho soltanto in un tratto della caratteristica di trasferimento, non per qualunque valore della caratteristica di trasferimento. Quindi che vuol dire questo? Che se io voglio utilizzare un circuito di quel tipo, cioè con un trasferitore bipolare, per fare un amplificatore, io devo costringere il circuito a lavorare in questo tratto qua, che è un tratto che approssima una dipendenza lineare tra l'uscita e l'ingresso. Quindi che cosa significa? Significa che io devo polarizzare il transistore. Cioè, io devo fare in modo che quando io vado a fare l'amplificatore, il transistore non si trovi a lavorare in un punto qualunque, ma si trovi a lavorare nel tratto lineare. Allora, anche diciamo intuitivamente, io che cosa devo fare? Devo partire da un valore della tensione VBA non pari a zero, ma tale che io mi trovo in un punto più o meno centrale della caratteristica di trasferimento. A questo punto posso aggiungere un segnale sinusoidale a questa VBA tale che nella sua ampiezza non esca mai dalla regione di linearità. D'accordo? Quindi se io utilizzo quest'asse per disegnare un segnale sovrapposto alla VBA, voi vedete che nella escursione di questo segnale, il segnale che io ottengo in uscita è amplificato rispetto a quello che ho che come abbiamo fatto per il MOSFET, cioè io devo in qualche maniera cominciare a imporre al circuito di lavorare all'interno della regione di linearità e devo garantire che il segnale che ci vado ad applicare sopra non esca mai dalla regione di linearità. In questo modo io posso realizzare un amplificatore lineare. I disegni fatti per bene li vedete sul libro. Quello che vi deve rimanere, diciamo, è il concetto. Quindi la questione qual è? È che io prima di poter realizzare un amplificatore devo essere sicura che le due, che la, diciamo, la polarizzazione, le batterie mi fissino il punto di lavoro
quanto più possibile al centro della regione di linearità della caratteristica di trasformazione. Ok? Allora, prima di vedere i dettagli sul segnale, cioè il modello piccolo segnale, concentriamoci soltanto sulla parte di polarizzazione, quindi come deve essere fatto un buon circuito di polarizzazione. Vi presenta un certo numero di circuiti di polarizzazione, così come fatto per il MOSFET. Chiaramente, diciamo, quello che a noi interessa, come al solito, qual è? Che cos'è? È la possibilità di fissare un punto di lavoro che sia quanto più indipendente possibile dalle variazioni dei parametri. Qual è il parametro in questo caso? Il parametro è il beta del transistore. Okay? Quindi io voglio polarizzare il transistore per far sì che questo lavori in un certo punto della caratteristica di trasferimento, ma quello che cerco è una rete che mi fissi questo punto di lavoro nella maniera più indipendente possibile dalle variazioni del beta. Perché? Perché voi dovete pensare che se voi prendete un lotto di transistori bipolari fatti tutti quanti assieme sullo stesso beta e andate a misurare il beta da uno all'altro può variare tranquillamente del 200%. Quindi devo fare in modo, cioè varia la sia per la tecnologia anche quando li fate insieme, sia è un parametro che dipende dai drogati, dagli spessori, cioè difficilmente controllabile. Quindi uno più si mantiene indipendente da questo parametro, meglio si trova. Questo, diciamo, ci dà il metro per decidere quale circuito di polarizzazione è il migliore. Allora, partiamo per esempio da un circuito di questo tipo. Quello che abbiamo visto per esempio prima. Quindi non guardiamo più questo circuito per risolvere e trovare le tensioni e le correnti, ma guardiamolo dal punto di vista della polarizzazione. Che tipo di polarizzazione mi fornisce? Di buono questo circuito ha che utilizza una sola batteria, cioè quello che normalmente avviene nei circuiti, per cui non ho una batteria per realizzare la polarizzazione dell'ingresso e una per l'uscita, ma parto sempre dalla stessa batteria che c'è. Abbiamo visto che questo circuito, attraverso l'equivalente di Thevenin, io lo posso schematizzare con una rete di questo tipo qua. Qui c'ho la B. Ok? Quindi come abbiamo fatto prima, con Thevenin io da quel circuito posso tranquillamente, diciamo, passare a questo circuito qua. E come abbiamo fatto prima, io da questa maglia mi posso facilmente ricavare la corrente di base. Mi devo andare a scrivere il principio di Kirchhoff. Qua passa la I con B, quindi il principio, l'equazione alle maglie che mi dice che la B equivalente è pari alla R equivalente per I con B più VBE. E quindi la I con B è pari a B equivalente meno VBE su R con B, e fin qui niente di nuovo. Quanto vale la I con C?
La Igon C chi è? È beta Igon B. Che vuol dire questa equazione? Vuol dire che qualunque variazione voi avete nel beta, ve la trovate nella corrente di correttore. Ok? Quindi la corrente di correttore che voi vi trovate in una rete di questo tipo è direttamente dipendente dal beta. Voi ci sostituite questa equazione e poi troverete che quello che ottenete è una dipendenza diretta tra il beta e la corrente di conduttore. Quindi tutte le variazioni le vedete tutte. Allora, quello che ci chiediamo è: possiamo polarizzare il transistore con una rete che sia più o comunque diciamo, meno sensibile alle variazioni del beta? In analogia con quello che abbiamo visto con il MOSFET, noi lo sappiamo che se io vado a mettere una resistenza qua, questo mi stabilizza il circuito. Allora vediamo anche nel caso del transistore bipolare. Quindi andiamo a considerare un circuito. La parte iniziale la schematizzo sempre con l'equivalente di Thevenin, intanto non cambia niente. Che cosa succede se io qua ci vado a mettere una resistenza sulle virtuose? Sempre dallo scrivere il principio alle maglie. Ne abbiamo le corde, insomma, questa qua è la corda. La B e questa è la tensione ai capi della B. Se vado a scrivere Kirchhoff alla maglia d'ingresso, che cosa ottengo? Che la B equivalente è pari a RB per il B più VBE più RIE, come abbiamo scritto qui. Scriviamola tutta in funzione di B, quindi abbiamo che B equivalente è uguale a RB di B più VBE più RE, diciamo che i con E pari a beta sarebbe in realtà, se volessimo essere precisi, beta più 1 in B. E ricaviamoci la E con B. La E con B è pari a B equivalente meno B e B diviso RB più RE per beta più 1. Che cosa è cambiato rispetto a prima? IC è sempre pari a beta e con B. Questa volta lei con B è questa. Cos'è cambiato rispetto a questa equazione qua? B equivalente, abbiamo visto, sono tensioni di 4-5 volt. Questa qua, innanzitutto, che cos'è? È la tensione di una tensione direttamente polarizzata, sono 0,6-0,7 volt, quindi
in un circuito normalmente progettato questa tensione qua è molto minore di questa, però questo diciamo è meno importante. La cosa più importante è quello che io ho qua al denominatore. Perché? Perché io ho una resistenza, è una resistenza moltiplicata per il beta, abbiamo detto beta almeno è 100, un transistore integrato beta è 1000. Vuol dire che questo pezzo qua è molto maggiore di questo qua, in un transistore progettato beta. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che questa qua, io rispetto a questa la posso trascurare. Come posso trascurare mediamente la BBE rispetto alla BE? Quindi che cosa mi resta? Mi resta beta di equivalente diviso R con E beta più 1. Beta e beta più 1 sono lo stesso numero, no? Se uno è 100, l'altro è 101, quindi diciamo che li posso trascurare. Quindi alla fine che cosa è successo? Che la corrente di collettore è soltanto pari a B equivalente su R con E. Cioè la dipendenza del beta è sparita. O comunque, diciamo, è molto meno presente. Ok? Quindi questo circuito che viene detto come al solito di autopolarizzazione, in realtà che cosa fa? Fa sì che, anziché, diciamo, farmi avere una corrente dipendente proprio proporzionale a qualunque variazione del beta, mi consente di avere una corrente di collettore determinata solo dalle batterie e dalle resistenze, cioè dalle cose che posso vincolare io a un certo valore. Ok? E quindi tendenzialmente questa mi dà un punto di lavoro che non si muove più. Quindi se uno vuole fare una buona polarizzazione, deve andarci a mettere una resistenza sull'emettitore. Che cosa è cambiato rispetto al precedente? La differenza rispetto al precedente qual è? Come molto spesso accade, la polarizzazione si fa utilizzando due batterie, non una. Quindi una connessa alla resistenza di collettore e una connessa alla resistenza di emettitore. Ma a parte questo, la relazione della maglia di ingresso non cambia. Se voi andate a scrivere qui il principio di Kirchhoff, ottenete sempre la stessa cosa, cioè che BE sarà pari a RB di B più BBE più RE di E, cioè esattamente la stessa equazione di prima e quindi esattamente la stessa considerazione che abbiamo fatto prima, è uguale, no? Non cambia niente, cioè avete la batteria anziché ce l'avete qua, l'avete qua, è esattamente la stessa cosa, quindi anche questo è un circuito che vi dà una buona polarizzazione. Ancora per esempio sul Sera c'è stato un circuito di questo tipo, sempre nei circuiti di polarizzazione.
Questo è un altro dei circuiti che ti presenta il SERA. Anche in questo caso, se uno si va a scrivere la legge di Kirchhoff, vede che in realtà abbiamo lo stesso tipo di relazione. Andiamola a scrivere. Che cosa abbiamo? Che la tensione che sta qua è quella che deve sostenere la caduta qui, qui e qui. Quindi che cosa sappiamo? Cc è uguale a qui, avrò una corrente I. Qua non sbagliate, la corrente che passa qua non è la corrente di collettore, perché la corrente che passa qua, una parte se ne va qua e una parte scende qua, quindi questa è la corrente di base e questa è la corrente di collettore, ok? Dopodiché uno può approssimare dicendo vabbè, la corrente di base sarà 100 volte più piccola. Posso ipotizzare che qua se metto la EC non cambia niente, ma se io vado a fare i conti precisi non è così. Quindi posso scriverla così, ma non è esattamente così. Io qui ci avrei la EC più la IP, che è la corrente che passa qua dentro, più la RB B più 0,7. Alla fine è la stessa equazione che tengo là. No? Se io questa qua la trascuro rispetto alla EC, la metto tutta in funzione di EC, RCC più RB, questa come la devo mettere? Come EC su beta, la IB, più 0,7. Quindi la EC chi è? È RCC meno 0,7 diviso RC più RB su beta. Perché questo circuito funziona molto, comunque bene? Lo vedete da qua? Se io prendo una resistenza e la divido per il beta, certamente questo valore di resistenza sarà molto minore di questo. Quindi questo termine qua io lo posso trascurare. 0,7 rispetto all'alimentazione è sicuramente trascurabile. Questo qua è VCC su RC. Ho fissato il punto di lavoro in maniera indipendente dal beta. Dovete pigliare un po' di dimestichezza con le correnti sono tutte proporzionali tra di loro, quindi si può passare tranquillamente da una corrente all'altra utilizzando il beta. Ok, quindi anche questa è una rete di polarizzazione. Quella che useremo noi non è nessuna di queste, ma è quella con il generatore di corrente, per lo stesso discorso che abbiamo fatto sul MOSFET. Se io posso usare un generatore di corrente che mi fissa la corrente, a quel punto è sicuro che non ho più variazioni con i parametri. Quindi il circuito che invece useremo noi quando andiamo a fare gli amplificatori sarà quello che utilizza il generatore di corrente. Ciò non toglie che poi però dovete saper fare i conti con i diversi circuiti di polarizzazione. Quindi noi in realtà la polarizzazione la faremo così. Qua andremo a mettere un generatore di corrente che ci fissa la corrente C e qua ci andiamo a mettere una resistenza.
questa è Segra, c'è questa rete di conversazione. Quindi io vado a prendere un generatore di corrente che mi fissa la corrente e questa non mi può variare più per effetto dei parametri. Generalmente qui potete trovare o una seconda alimentazione o anche la massa, in dipendenza da come è fatto il generatore di corrente. Una differenza importante con il MOSFET, per il quale pure abbiamo visto questa rete, è questa parte qua. Perché? Per il MOSFET, vi ricordate, noi abbiamo detto noi lo potremmo anche lasciare appeso il terminale di gate, tanto l'alta corrente non ci sta. Però, poiché non mi conviene lasciare appesa una gate, perché se ho un accumulo di carica statica, la gate si rompe, io vado e do una via per scaricare quelle cariche. Trattandosi solo di una via per scaricare delle cariche, io la resistenza la potevo scegliere come volevo io, tanto è vero che ci mettevamo i mega ohm. Qui le cose non stanno così, perché? Perché qua io ho la corrente di base, quindi deve circolare qua dentro la corrente di base, non una corrente qualunque o una carica che scarica di un condensatore. Quindi la R con B deve essere tale che poi la corrente di base che circola è quella determinata dal circuito. Ok? Quindi qua non è una resistenza qualsiasi di cui noi mettiamo il valore, ma deve essere la resistenza di base che fa circolare la corrente. Come ho fatto questo? In maniera assolutamente equivalente, diciamo, ma come era fatto per la rete a MOSFET? Questa parte qua, diciamo, noi la vedremo in dettaglio quando faremo i circuiti integrati, perché questa è la polarizzazione che si usa per i circuiti integrati. Per il momento a noi ci basta sapere, come abbiamo fatto per il MOSFET, che diciamo, esiste questo circuito che è lo specchio di corrente, che è un circuito tale che io, fissando il valore della resistenza qua, impongo un valore della corrente da questo lato e poiché ho due transistori che smettono uguali, che hanno la stessa VDE, io posso pensare che la corrente che fisso da un lato me la ritrovo dall'altro. Nel caso del transistore bipolare il discorso poi lo vedremo, è un po' più complesso. Perché? Perché per quanto riguardava il MOSFET noi corrente qua dentro non le tenevamo proprio, quindi quello che tenevo qua lo tenevo qua, vengono rimontati con la BGS. In questo caso qua, tra questa corrente qua e questa corrente qua ci sta la differenza del fatto che qua la corrente entra, ok? Ma trattandosi di correnti di base, che sono quindi delle correnti molto piccole, se io nella buona approssimazione adesso già le trascuro, posso ritenere che la corrente di un lato è la stessa che sta dall'altra parte. Perché? Perché i transistori hanno la stessa VPE. E poiché la corrente di connettore dipende solo dalla VPE, la corrente di collettore di questo, che è questa qua, è uguale alla corrente di collettore di questo. Che la differenza tra questa corrente e questa, da chi è data? Dalla corrente che se ne va qua dentro. Ma sono le due correnti di base. Quindi due correnti che sono centinaia di volte più piccole della corrente che sto, diciamo, analizzando, e che quindi in questa fase qua posso ritenere trascurabile. Ma come vi dicevo, questa è una parte che poi faremo, diciamo, in un secondo.